Carissimi amici di Tango Magazine, Aosta Tango Festival giunto alla 9ª edizione. Sono qua in questo salone dell'Hostellerie du Cheval Blanc e sono insieme alla musicalizzadora, la TJ di Tango, Vivi La Falce, dall'Argentina. Ciao Vivi. Hola, come stai? Tutto bene, tu stai bene? Tutto a posto, contenta di essere qua. Sei contenta di essere qua, ma è la prima volta che partecipi al Festival di Aosta oppure ci sei già stata? No, in questo festival sono stata 3 volte, ma adesso, scusi il mio italiano. No, va benissimo, parla anche spagnolo, come ti senti tu? Ok, da 3 anni che non vengo in Europa perché volevo rimanere un po' a casa, avevo un po' di bisogno di essere a Buenos Aires, e quindi adesso sono tornata per fare un nuovo tour. Quindi quando torni qua comunque, no? Quindi hai già dimestichezza, sei già venuta, hai già partecipato a questo festival come TJ, che cosa senti? Senti una, voi argentini usate l'espressione buona onda, no? Ti sembra di essere stata accolta sempre bene? Poi io so che comunque con Walter e con Anna Maria hai un ottimo rapporto. Sì, 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 a volte uno sa che va in giro e non è facile essere da sola in Europa, quindi a volte, a parte di scegliere quella gente con la che si lavora bene, nel senso che è professionista e seria, a volte anche è molto importante essere insieme a buona gente. Trovare un buon clima. Buon clima, buona onda. E Walter e Anna sempre hanno stato benissimo con me. Sono muy buenas personas, a parte de ser buenos profesionales. Entonces siempre es un gusto volver. Come hai cominciato questo mestiere? Nel senso che è stata una vera e propria scelta? Oppure casualmente a un certo punto ti sei trovata dietro la console di una milonga per proporre le tue selezioni musicali? Come è successo? Guarda, io abito a Buenos Aires, il mio padre è milonghero e io sono DJ da 17 anni. Mamma mia, sei tanto giovane, hai iniziato che eri proprio piccola piccola. Sì, ho cominciato alle 18 anni, avevo 18 anni. Ora tengo 36, así que comencé más o menos en el 2001. Sí, y bueno, comencé porque el DJ Daniel Borelli, que es un DJ muy conocido en Buenos Aires, me empezó a enseñar, a mí me gustaba mucho la música y gracias a él fui aprendiendo la profesión. Yo so que anche en una serata di dove hanno praticamente reso onore, no, al grande maestro, al papà di tutti i musicalizzatori, il grande Felix Picerna, tu in quell'occasione l'hai conosciuto, forse anche tramite tuo papà comunque, no? E che impressione ti ha dato? Cioè, che cosa ti sei portata a casa dopo aver conosciuto il grande maestro Felix? Guarda, io veramente non l'ho conosciuto in persona quando lui lavorava come musicalizzatore. Ma l'ho conosciuto perché il mio padre le ha fatto un omenaggio nella sua milonga. Mio papà ha una milonga che si chiama L'Arranque e lui le ha fatto un omenaggio. Ma come professionista ti posso dire che lui era un mito, una leggenda. Quindi penso che anche lui ha aperto tutte le porte in Europa e noi, nosotros venimos después. Gracias a él, él abrió una puerta en Europa, hizo conocer el tango también y yo pienso que gracias a él todos los DJs que vinimos después tuvimos el trabajo más fácil. Io so che tu prima comunque di cominciare con il tango, che appunto mi hai detto che praticamente ti ha introdotto nel mondo del tango tuo papà, che era appunto un milonghero. Ma tu musicalizzavi e mettevi altri generi musicali, eri una DJ di altri generi musicali, quindi pensi che tutto questo, il fatto di conoscere anche altri generi musicali, quindi di avere una conoscenza più allargata, più profonda, più ampia della musica in generale, questo possa aiutare comunque un DJ di tango ad essere comunque migliore? Sì, io penso che sì, perché per esempio io non bailo tango. Quindi per me io devo tenere una testa fredda, logica, per scegliere la musica. Quindi io metto quello che io so che funziona. Io sono una DJ, quindi non è che posso mettere quello che a me mi piace o quello che io bailo. Quindi per me è molto importante sapere di altri generi. Per me è importante riconoscere
el amor por la música, pero esto para mí es mi profesión, no es mi hobby. Entonces, saber de otros ritmos y de otras músicas me sirve porque la lógica musical es la misma. Tu hai metti musica in Argentina, Buenos Aires, in Europa. Quindi chi meglio di te può rispondere a questa domanda? Che differenza c'è tra musicalizzare a Buenos Aires, per esempio, nelle milonghe di Buenos Aires, e musicalizzare in Europa? Bueno, a ver, io voglio sapere la verità, però. A ver, in Buenos Aires hay una cuestión cultural que el hecho de ir a bailar surge más naturalmente, ¿sí? La mirada y el cabeceo es algo natural, que fluye distinto. Pero la realidad es que los europeos tomaron muchas clases, aprendieron muy bien a bailar. Y en mi caso en particular, cuando yo viajo a Europa para musicalizar, trato de transmitir lo mismo que hago en Buenos Aires. Porque yo pienso que me contratan para eso, para poder crear una atmósfera parecida a la que se vive en Buenos Aires. La estructura de las tandas, la energía. Entonces trato de transmitir esto, no el DJ como artista, como a veces se utiliza acá en Europa. Para mí el DJ es un animador, entonces yo trato de mantener la misma lógica. Tu prima hai detto che non balli tango, ecco, però noi abbiamo visto che comunque, non so, per dire, il miglior musicalizzador al mondo proclamato a Buenos Aires per l'anno 2018 è appunto Ibranca, che non balla tango. Quindi non è che necessariamente ci debba essere un legame tra chi mette musica di tango e la danza del tango, il ballo del tango. Tu come fai a entrare in connessione e a percepire quella che è l'emozione, il sentimento della sala? Tu hai detto che prima vai molto per logica, però sì, bisogna anche cogliere quella che è l'anima in quel momento del tanghero. Credo. Io ballo tango e sì, mi aspetto che il musicalizzator mi preceda nel mio desiderio, cioè metta quello che io vorrei ascoltare, quindi deve precedere il mio desiderio, il musicalizzator, quindi deve sentire questa... Mira, hay muchas cuestiones, hay muchos musicalizadores europeos muy buenos, pero el argentino tiene el plus de entender toda la música, entender la cultura, las letras del tango, lo que se quiere decir. Para mí, al momento de musicalizar, al entender las letras, también sé qué estilo de ánimo o qué tipo de ánimo yo quiero crear en ese momento. Si los tengo que levantar, si los tengo que aplacar. Puedo entender qué música ponerles, porque veo hasta cómo se visten. O sea, hay una cuestión de observación, de lógica, hasta de psicología, te diría, para poder entender. Por eso es muy importante que no se mezclen los gustos personales. Es decir, cuando, no digo todos, ¿no? Pero no quiero generalizar. Pero cuando se baila, es más difícil poner música. Porque les puede llegar a surgir el deseo por ir a bailar, o el estado de ánimo, o alguna otra cuestión, ¿sí? Yo que no bailo, la verdad es que yo empiezo a musicalizar, quiero musicalizar lo mejor que pueda e irme, ¿sí? Y después me desconecto, escucho otra música. Cada uno tiene su estilo, no significa que esté bien, que esté mal, o que sea mejor o peor que otro, simplemente son estilos de trabajar. A proposito di stile, no? Colgo proprio queste tue ultime battute. Come fa uno che balla, un ballerino insomma, no? A distinguere tra una serata fatta da una banale e, se vogliamo, scontata playlist di Greatest Hits e una serata alla Vivi La Falce? Quindi con... Tu hai detto, io non posso mettere quello che a me piace, però, insomma, volente o nolente, comunque lo stile, il tuo timbro, la tua firma, la tua personalità viene fuori. Guarda, quello non è che lo posso dire io, perché mi sembra un po' egocentrico. Penso che quello è il gran problema di ogni DJ, l'ego. Quindi non mi piace dire che cosa...
me distingue de otro. Penso que la cosa più importante è farlo con professionalità e con serietà. C'è gente alla quale piace lo che io faccio e c'è gente alla quale non le piace, e quello è benissimo. Quindi la gente può scegliere se andare quando sono o non andare, ma non si può dire che non è un lavoro professionista in questo senso. Ma dopo lo altro io non lo posso dire, se lo dobbiamo domandare alla gente. È modesta Vivi, carina, molto carina. Senti, se io adesso ti cedo il microfono, sì, no? Perché abbiamo già anche chiacchierato tanto e ti lascio al tuo lavoro e non ti voglio distrarre, rubare minuti al tuo lavoro. Sì. Perché fra poco appunto musicalizzerai per la serata della despedida, insomma, no? Di questo festival. Con un messaggio, quello che tu vuoi, quello che tu ti senti in questo momento, questo presente, da dare appunto a chi balla il tango e a chi ancora non si è avvicinato a questa meravigliosa musica e danza, questa meravigliosa cultura. Posso cantare? No. Bueno, yo lo que le diría a la gente, hablo en español porque me siento más segura, que no dejen de bailar el tango, que es una cultura muy linda, es una cultura que acerca a la gente. Yo desde mi lugar tengo que agradecer el lugar que me dan en Europa, el respeto con el que me tratan. Así que bueno, los felicito por el lindo tango que tienen y que sigan bailando. Chau.